Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un manga che si è appena concluso qua in Italia, ovvero Cousin di Ryo Ikuemi, edito da Flashbook al prezzo di 5,90€ a volume. Come vi dicevo, la serie è conclusa in questi tre volumi. Io avevo recuperato il primo volume a Luca Comics e ve ne avevo parlato brevemente dal momento che ero molto incuriosita dalla trama, dalla protagonista diversa dal solito. E insomma, questo primo volume mi era piaciuto anche se con qualche riserva ed ero in attesa di scoprire come proseguiva la storia, insomma. E dal momento che ho terminato il terzo volume ho deciso di parlarvene in video perché per me ci sono tante cose che non vanno in questo manga. Ma partiamo con ordine. Innanzitutto, la trama senza spoiler, in breve di che cosa parla Cousin. Come vi anticipavo, la protagonista è una ragazza che si è appena diplomata e si affaccia al mondo del lavoro. È una fritter, quindi è una ragazza che non si impegna, tra virgolette, seriamente in un lavoro, che non cerca di far carriera, non intraprende un percorso universitario, di studi, eccetera, ma si dedica semplicemente a un lavoretto part-time. Inizia a lavorare in un videonoleggio, non ha particolari programmi per la sua vita, non è mai stata interessata ai ragazzi, non cura particolarmente il proprio aspetto, della serie non si trucca. Anche visivamente non è la classica protagonista dei manga, non è longilinea, è un tantino in carne, però non sembra particolarmente disturbata dalla sua persona, dalla sua fisicità, ecco. Sul posto di lavoro conosce un collega, un ragazzo, con cui inizia a stringere un rapporto di amicizia. Questo la porterà ad uscire con questo ragazzo e conoscere un'altra persona di cui si prenderà una cotta. Da qui inizia una sorta di cambiamento nella protagonista che inizierà ad occuparsi un po' più seriamente del suo aspetto e di come fare per piacere a un ragazzo. Quello che mi era piaciuto da subito di questo manga era la protagonista, molto diversa dalle solite protagoniste dei manga. Mi sembrava un personaggio molto positivo perché soprattutto nella prima parte del manga non sembra ossessionata dal suo aspetto fisico, anzi sembra quasi piacersi così com'è, si sente abbastanza sicura, diciamo. Non sembra soffrire il paragone con altre ragazze, magari un po' con la cugina che è una modella, però in generale io almeno ho avuto l'impressione che nella prima parte di questo primo numero fosse un personaggio molto molto positivo. Mi è piaciuto molto anche il suo rapporto di amicizia con un ragazzo, perché sinceramente è qualcosa che non vedo spessissimo nei manga. In genere, la relazione che si ha con l'altro sesso è quasi sempre di tipo sentimentale, ci si limita ad essere compagni di classe, non c'è una vera e propria amicizia. Fra i due c'è una complicità che da subito mi ha attirato molta simpatia. Dal momento in cui però conosce una persona da cui si sente attratta, le cose iniziano un po' a cambiare. Lei inizia ad occuparsi un po' più seriamente del suo corpo, intraprende un percorso, una dieta, insomma, e cerca di abbellirsi, inizia a truccarsi, a badare un po' di più a come è vestita, inizia a soffrire, diciamo, un po' di più il confronto con le altre ragazze. Ero quindi molto curiosa di vedere come tutto questo si sarebbe sviluppato nei volumi successivi. Dal secondo volume iniziano, secondo me, dei veri e propri problemi. È un volume che ha reso la storia, secondo me, molto banale. Anche qui tranquilli, non farò alcuno spoiler, però per quanto mi riguarda la storia da un pochettino diversa che era all'inizio diventa quasi uno shoujo abbastanza classico. Nonostante la protagonista e i personaggi in generale siano più grandi, le dinamiche, gli scambi di battute, quello che succede mi ha ricordato molto un qualsiasi altro shoujo. Diciamo che è diventata un po' banalotta la storia e pensavo di aver intuito dove volesse andare a parare l'autrice. Ma in realtà questo terzo volume mi ha sconvolta, assolutamente in negativo purtroppo, perché banalizza tantissimo i problemi che ha la protagonista e soprattutto fa passare, secondo me, almeno io ho avuto questa percezione, un messaggio totalmente negativo, ovvero che grasso è uguale a brutto, cosa secondo me totalmente falsa. Anche il percorso di crescita della protagonista, che inizia nel primo volume, va totalmente a perdersi alla fine di questa serie. Regredisce tantissimo
inizia a manifestare dei problemi molto seri che andrebbero trattati con la dovuta serietà, non presi così sotto gamba, soprattutto da chi le sta vicino, dalla sorella, dai genitori, dagli amici. Lei si sente costantemente dire che è brutta, che è irriconoscibile, che sul posto di lavoro le colleghe non riescono nemmeno a parlarle per l'imbarazzo che provano nel vederla. È una situazione che non va assolutamente bene e io capisco che in Giappone c'è una società diversa, degli stereotipi magari più radicati, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della donna, la donna in generale, come dovrebbe essere, eccetera, eccetera. Soltanto perché nel contesto in cui è inserita questa storia funziona, tra virgolette, in questa maniera, questo non giustifica l'autrice a trattare un tema così delicato, come ad esempio i disturbi alimentari, in maniera banale e molto, molto superficiale. Oltre ad essermi arrabbiata per come è stata gestita questa evoluzione della protagonista, anche il resto secondo me non ha molto senso alla fine, perché secondo me il finale, l'ultimo volume che chiude questa storia, non è un finale, crea tantissima confusione. Ci mi sono confrontata anche con altre ragazze e non siamo riuscite a capire che cosa ci sta a significare questo finale qua, che cosa vuol dire. È veramente un finale fumoso e devo essere sincera, magari non è il finale più terrificante che io abbia mai letto, ma il modo in cui l'autrice ha scelto di trattare le relazioni della protagonista e soprattutto il suo disturbo, il suo complesso anche di inferiorità nei confronti di altre ragazze o comunque il suo disagio in generale, mi ha fatto perdere veramente la bussola e forse non sono riuscita a leggere in maniera più critica questo fumetto perché mi sono lasciata molto influenzare da questa gestione che non mi è piaciuta per niente. Ora ci terrei a dire un paio di cose che potrebbero però essere degli spoiler, quindi se non avete ancora mai letto questa serie, io personalmente vi dico, non è un fumetto malvagissimo, ho letto sicuramente di peggio, ma se volete magari investire i vostri soldi in un bel fumetto, passate ad altro. Se in ogni caso volete leggere Cosin, vi consiglio di stoppare qua il video perché adesso procederò con una piccola parte spoiler. Vero dritto al punto, una cosa che ho detestato in questo terzo volume, che a vederlo sembra anche carino ma è come la protagonista Tsubomi inizia a torturare il proprio corpo. Per cosa, essenzialmente? Per una delusione amorosa, per un ragazzo. No, è una cosa che non riesco proprio a sopportare. In realtà questo terzo volume mi ha fatto capire che già nel secondo si erano innescati comunque dei procedimenti che non avrebbero portato a belle cose. Il voler cambiare non tanto per se stessa ma per piacere a qualcun altro è di base, secondo me, sbagliatissimo. Non bisognerebbe mai mai cambiare per piacere a qualcun altro. Quindi quello che fa Tsubomi, anche se inizialmente io almeno non ho avuto l'impressione che lo facesse in maniera ossessiva, si trasforma invece in un atteggiamento secondo me sbagliato, che rivela una sua profondissima insicurezza e bassissima considerazione di sé, perché lei semplicemente non è che ricomincia a mangiare ed ingrassare. Non c'è poi nulla di male nel mettere su qualche chilo, ma proprio inizia a trascurarsi nella maniera più totale, da quello che dice, tra l'altro non si lava, si veste proprio come se fosse un po' una nonnetta vecchia, cioè proprio si imbruttisce come se volesse punirsi non occupandosi più di se stessa. Ma la cosa forse più sbagliata è che le persone attorno a lei non riconoscono che ci sia un vero e proprio problema, banalizzano la situazione di questa ragazza come se fosse una cosa normalissima, no? Imbruttirsi, chiudersi in casa, non andare più al lavoro, non dare alcun motivo sul posto di lavoro per l'assenza, non vedersi più con le amiche, inventarsi delle scuse, proprio chiudersi in se stessa. Io mi stupisco che i genitori non abbiano fatto qualche cosa, non abbiano cercato di parlarle. È come se si fossero proprio nascosti dietro a una parete, come se avessero fatto finta di non aver visto nulla, come se fosse una cosa normale. E mi ha disturbata tantissimo, perché in quel momento probabilmente questa ragazza aveva bisogno di qualcuno, non aveva bisogno di stare da sola, soprattutto per risolvere i suoi problemi. Io sono rimasta molto male da questa cosa, devo essere sincera. Il fatto poi che tutti le ripetano quanto sei brutta, quanto sei cambiata, ma dov'è finita l'altra Tsubomi, le colleghe di lavoro, come la trattano, insomma, è
È agghiacciante, secondo me, è agghiacciante perché alla fine non diventa una ragazza davvero così grassa, così irriconoscibile. Mette su qualche chilo, potrebbe stare benissimo così com'è, è bellissima anche così com'è. Perché c'è bisogno di far passare il messaggio che il grasso è brutto? Io almeno l'ho percepito così forte che mi ha dato veramente la nausea. E il fatto poi che questa ragazza si sia, tra virgolette, torturata per diventare bella, dimagrire per un ragazzo, e quando questo ragazzo l'ha rifiutata è tornata come era prima, insomma, far ruotare tutta la sua vita attorno a un ragazzo è di per sé una cosa sbagliatissima. Un'altra cosa che io sono rimasta veramente allibita è Shiro, il personaggio maschile principale, diciamo, di questa storia, che si rivela essere un ragazzo superficiale e banale, veramente. Io non ho parole in merito, non so veramente che cosa dire. Tra l'altro, il fatto che la sua ragazza, quella con cui stava inizialmente nella storia, fosse dimagrita e si fosse fatta sempre più bella per piacere soltanto lui, sono già due personaggi all'interno di questo fumetto che cambiano radicalmente per piacere solo a un ragazzo. Cioè, c'è veramente un problema di base. Se si voleva parlare di un disturbo, di un problema, l'autrice poteva affrontarlo in maniera importante, non banalizzandolo così. Non ci sono scusanti per quanto mi riguarda. E poi, appunto, io sono confusa da questo finale. Shiro è veramente interessato a Tsubami o alla cugina? Una delle domande che per me non trova risposte in questo fumetto è il ruolo della cugina all'interno della vita della protagonista. Alla fine il fumetto si chiama Cousin, quindi ci doveva essere forse un rapporto più profondo con la cugina? Si doveva sviluppare qualcosa? Dovevamo capire qualcosa dal suo rapporto con la cugina? Non lo so sinceramente, sono rimasta molto confusa quindi dalla trama in generale, poi questi messaggi sbagliati che passano e tematiche importanti che non vengono affrontate ma che vengono banalizzate così. No, per me no. Sono rimasta veramente male perché all'inizio vedevo la protagonista come un'occasione per raccontare una storia diversa e soprattutto per proporci una figura, un modello femminile alternativo e si è distrutto tutto in poche pagine. Peccato. Comunque niente, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di Cousin se l'avete letto. So che molti lo avevate recuperato perché ne avevo appunto parlato io e mi sento terribilmente in colpa, quindi perdonate, ma non potevo sapere. Vabbè, in ogni caso fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di Cousin, se appunto lo avete già letto o meno. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!